Per la terza volta in meno di un mese, Profavara e Nissa si affrontano stavolta in campionato. Quando siamo giunti alla quarta giornata, biancoscudati in vetta alla classifica in coabitazione con l'Athletic Club Palermo, Profavara ha tardato di due lunghezze, due i precedenti, una vittoria per parte ma piatto della bilancia pendente in favore dei gialloblu che l'hanno spuntata di un gol nei primi 180 minuti di Coppa Italia. Occhi puntati al saraceno di Ravanusa, neutro di questa sfida considerata da tutti la più importante del girone A d'eccellenza. Nicolò Terranova, tecnico della Nissa, dal primo minuto schiera Elezza in porta, linea 4 difensiva da destra verso sinistra composta da Rossi, Barrera, Ruano e Magro, centrocampo che ha l'esperienza, la qualità e la quantità di Privitera, Caccetta e Pagano, Semenzin ed Esposito ai lati del Toro Agudiac. Profavara che risponde con Cesai in porta, in difesa Bertella, Noto, Bontempo e Vizzini, in mediana Bossa e Garufo, a trazione anteriore l'11 di Gaetano Catalano che getta nella mischia La Piana, Lupo, Ficarrotta e Cannavò. Fischietto del match Lorenzo Notaro di Lamezia Terme, coadiuvato dagli assistenti Etnei, Roberto Fraggetta e Antonino Di Paola. Passiamo al film dell'incontro. Prima iniziativa all'11° minuto, il tiro di Ficarrotta che parte dalla destra, punta Magro, converge verso il centro e impegna Elezai, attento a non farsi sorprendere sul proprio palo. Partita che fa presto a cambiare volto al 14°, Cannavò spalle alla porta, riceve da Ficarrotta, al minimo contatto con Magro, cade a terra accentuando, per l'arbitro però ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Proteste vibranti della Nissa che rimangono disattese dagli 11 metri, lo stesso numero 9 Gallo calcia centrale forte e Elezai non abbozza nemmeno un tentativo, Profavara in vantaggio, padroni di casa pericolosi. Scorrendo sempre con la sintesi al 24° su calcio d'angolo dalla destra, battuto da Ficarrotta e prolungato ancora in angolo a evitare guai peggiori da Elezai. Ospiti che al 27° producono la loro prima palla gol, questione di centimetri, il sinistro di Semenzin che sfiora il 7 della porta di Cesai. Sono le prove col gol che arriva alla mezz'ora di gioco, apertura di Privitera a sinistra per Esposito che quasi dal vertice dell'area di rigore scodella un cross, vi arriva Caccetta per spizzare la palla che sul secondo palo viene corretta a rete da Pagano che dai due passi non sbaglia. 1-1, fase di gioco in cui la Nissa attacca con ancora più convinzione. Al 36° ripartenza fulminea della Nissa che in campo aperto può far male con Semenzin che cicca la conclusione controllata agevolmente da Cesai. Al 42° Profavara che mette però nuovamente la freccia, cross dalla destra di Ficarrotta, Rossi non fa la cosa giusta, un assist per Garufo che ringrazia e riporta avanti i gialloblu a pochi minuti dal duplice fischio, errore Marchiano che costa il controsorpasso alla Profavara che chiude avanti di un gol, un primo tempo assai vivace. Nella ripresa, ritmo che stenta a decollare, padroni di casa che pungono con la punizione di Ficarrotta che spaventa Elezai, ancora il 10 gialloblu assistito da Cannavò, viene contenuto al momento del tiro da Magro. Al 78° dalla lunga gittata di Privitera, sponda di Barrera, Semenzin raccoglie la sfera con un tiro cross che lo stesso Barrera corregge a rete, 2-2. Favara, distratta e passiva nel cuore dell'area di rigore, Nissa che azzanna la preda. Biancoscudati che in questo finale di partita hanno qualcosa in più, i cambi hanno dato maggiore linfa, Gueye subentrato a Pagano dà il via ad un contropiede che viene chiuso dal destro di Agudiac, parato da Cesai e poi allontanato. Nissa che preme, spinge e che trova a due dal termine il gol che si rivelerà decisivo. Palla lavorata sempre con grande cura da Privitera, velo sopra fino di Agudiac che premia Semenzin che di destro calcia, il resto lo fa Cesai che si lascia scivolare la sfera. Nissa che completa la rimonta due volte sotto, ma all'88° minuto avanti per la gioia del suo pubblico, occorso in massa al saraceno. Finisce 3-2 per la Nissa che allunga sulla Profavara, ma soprattutto cala la sua quarta vittoria consecutiva. Se è un chiaro segnale, questo lo capiremo nelle prossime partite. Un caro saluto da Francesco Casiccia, amici di Wii Sport. Appuntamento alla prossima!